protocollo viene firmato dall'amministrazione di Aviano, dalle organizzazioni sindacali dal 1999. No? Abbiamo superato i 20 anni di collaborazione perché per l'amministrazione è importante il dialogo continuo e è importante la vostra presenza sul territorio. No? Voi siete un po' sentinelle sicuramente di una parte di circolazione. Quest'anno abbiamo proprio voluto iniziare il protocollo con le cose fatte nel 2020. No? Sono proprio dietro vostra sollecitazione. Lo sforzo molto grande è quello in generale del sostegno alla famiglia. Sul bilancio comunale vengono spese importanti somme di denaro che l'amministrazione decide di destinare in un modo piuttosto che in un altro. L'esenzione della mensa scolastica tocca 517 bambini e ragazzi ad Avigliana, vuol dire quasi la metà dei bambini e ragazzi che vanno a scuola ad Avigliana. Tutta la questione legata all'esenzione dello scuolabus, al ticket sanitario, ai contributi per l'assistenza della mensa, i trasporti e luoghi di cuore, cioè tutta questa cosa tocca comunque il sostegno alle difficoltà delle famiglie. A 360 gradi. Alcune cose proprio su vostra sollecitazione, no? Negli anni sono migliorate, sono cambiate, si sono aggiunte, soprattutto anche le risorse del bilancio pubblico locale destinate sono sicuramente aumentate di anno in anno. E questa è una scelta politica di questa amministrazione in continuità con le amministrazioni che si sono succedute prima di noi. C'è tutta la parte dedicata ai buoni spese Covid. Noi abbiamo comunque erogato 480 buoni spesa Covid con soldi del bilancio statale, però facendo un lavoro enorme, non come Comune di Avigliana, ma un lavoro fatto e pensato come Valle di Susa, insieme al consorzio, facendoci aiutare dei professionisti, cioè dei servizi sociali, degli assistenti sociali, in modo da spendere bene le risorse importanti del bilancio comunale per fare l'assistenza handicap nelle scuole. Perché purtroppo ancora oggi, da quel punto di vista, siamo carenti. Dal prossimo anno scolastico, in accordo con tutti i comuni della Val Susa e Val Sangone, è stata data questa delega da parte dei comuni al consorzio, ma comunque il comune di Avigliana si terrà la possibilità di intervenire dove ci sarà necessità con la scuola. È scaduto venerdì il bando di riscaldamento, sono arrivate di nuovo quasi 300 domande. Allora, sono piccoli interventi che però non sono messi lì sganciati uno dall'altro, ma hanno proprio l'intenzione di dare un sostegno a 360 gradi alle famiglie di Avigliana. La parte del lavoro sicuramente è molto importante e su quello anche lì facciamo le cose che riusciamo a fare con le nostre forze, no? Però i cantieri di lavoro, gli ultra 58 anni, a settembre partiranno dei tirocini nelle aziende per i ragazzi dai 16 ai 29 anni. Anche lì a livello a 360 gradi cerchiamo di andare a rispondere alle esigenze, quella del lavoro come sempre la quella più sentita, proprio appunto non solo su una fascia di età, ma anche lì come sostegno a tutte le famiglie. L'idea di questo questionario, che arriva ovviamente anche qui da voi, però fatto insieme, no? Quindi con le organizzazioni sindacali, con la città di Avigliana, per tutti i residenti oltre i 50 anni. È molto importante, ci stiamo lavorando solo per non far rispondere in maniera cartacea, ma utilizzando anche ovviamente i mezzi tecnologici per rispondere anche in maniera anonima. E dai risultati di questo questionario ovviamente poi insieme decideremo anche le politiche sociali. Stando qua sul territorio sicuramente c'è un grande rischio sullo sblocco dei licenziamenti e quindi di cogliere una fascia d'età che già con i cantieri si provava a cogliere, questi cantieri sperimentali per l'avvicinamento alla pensione, e anche lì il comune, l'ha già detto prima l'assessore, l'ha aderito. Noi come organizzazioni sindacali siamo anche all'interno del tavolo, insomma. E si è visto che era un cantiere difficile, lo sappiamo tutti, era complicato, però è stato giusto farlo, insomma. Puntare sugli ultra cinquantenni secondo me è una scelta forte, perché coglie un pezzo che avevamo già analizzato anni fa e quindi vedere come è mutato la condizione, diciamo, di chi è già in pensione, ma qui coglie tutta quella fascia che rischia di non avere più un lavoro e di non avere ancora la possibilità di andare in pensione. Quindi quali politiche sociali, quali interventi potremmo fare? Secondo me davvero sarà una cosa pilota. In questo senso, con l'amministrazione insieme, che potremmo proporre agli altri comuni. Anche in base. Il comune di Avigliana ha fatto delle scelte politiche, ha fatto anche delle scelte di campo concrete, nel senso che si è caratterizzato per puntare il foro sul sociale.
Quindi questo aspetto qua è l'elemento positivo, io lo devo dire. In casa nostra gli accordi che facciamo con voi vengono utilizzati nei corsi di formazione. Abbiamo detto un po' in occasione, diciamo, del primo maggio, il fatto che, insomma, questa situazione, quella contingente dell'ultimo anno, è stata particolarmente gravosa, un po' per tutti quanti, l'amministrazione se ne sono rese conto in primis, ma raccogliendo poi tutta una serie di esigenze e distanze che, diciamo, si sono un po' modificate rispetto al periodo precedente, ma di fatto sanciscono ulteriormente una serie di bisogni, in primis sanitari, ma poi a cascata ai temi ovviamente sociali e ai temi anche del lavoro. Il percorso che abbiamo fatto in tutti questi anni, da un lato, se vogliamo, ci facilita, perché significa poter mettere già a sistema tutta una serie di rapporti e di azioni già rodate che in qualche modo possono rappresentare una base di partenza. Sicuramente il tema del questionario per andare a cercare di fotografare la situazione attuale o comunque quella in qualche modo in prospettiva, la fascia sicuramente intermedia, quindi già prima rappresentava un anello della catena abbastanza critico, oggi rischia di esserlo ancora di più. Sappiamo, facevamo accenno prima, quanto uno sforzo anche a livello europeo si stia in qualche modo per indirizzare anche verso l'Italia, famoso, diciamo, recovery plan. La sfida è ovviamente quella di evitare che contributi a pioggia o una non ben efficace programmazione preventiva rischi poi di disperdere anche tutto questo valore aggiunto. Questa grande occasione non va persa, come a Vigliana cerchiamo di fare tutti gli sforzi possibili per essere veramente al servizio dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli.